desideri della luce. Yesterday night. Della luce, okay, sì. So I think I've given you a couple of examples of how this understanding of how light works is used in a practical application. Dovrei avervi dato un paio di esempi pratici per farvi capire effettivamente come è utilizzata questa tabella sugli spettri della luce. Right. So remember the pink tree guard or with Matt and his trees or the use of shade cloth that has a different color, how that can be used to help establish new growth. Per esempio, sia l'esempio che abbiamo visto prima, sia anche l'utilizzo di teli da copertura di colori diversi che hanno intensità, diciamo una trama diversa, che possono appunto agevolare la vegetazione. And then we had discussed albedo, right? Using surfaces that are different colors or different characteristics of reflecting or absorbing. Abbiamo parlato light. Anche dell'effetto albedo, cioè la capacità di assorbire o di riflettere la luce di determinate pareti o colori. And this is something that can be used as a very effective design element to create microclimate. Ed è un elemento molto efficace all'interno della nostra progettazione per poter creare dei microclima, dei microclimi. Either by being able to reflect light energy and the heat that's generated from that light or to absorb the light energy directly. Quindi sia cercare di dei sistemi per far appunto per sfruttare il riflesso della luce che emana poi il calore, sia anche quei sistemi che di assorbimento della luce perché creano sempre calore. Okay. I made mention of also mystery solved. Also, we talked about the use of the thermal belt. Vi ho parlato anche della cintura termica. In landscape. Nei paesaggi. And in the landscape profile, and there are some other slides that'll show this more clearly. This thermal belt, which is the place where the sun shines, transfers its energy the most, is in the mid slopes of landscapes. Quindi questa fascia termica si trova appunto nella parte centrale dei pendii ed è il punto in cui il sole, la luce solare, arriva più forte. Typically, above and below this area in the mid slopes in landscapes, you have either cold air or you have the likelihood of frost forming. Generalmente al di sopra o al di sotto di questa zona, questa cintura beltica, abbiamo o una zona di gelo al di sotto oppure al di sopra aria fredda. Right. So those mid slopes and landscapes, that's the best placement for either a house or to establish a garden or an orchard or something of that nature. Quindi questa porzione sul pendio collinare è la zona ideale per costruire una casa o un giardino. This is sort of an idealized landscape profile, which refers to some of what we've been discussing. Questo è un esempio di profilo di paesaggio ideale che potrebbe essere utilizzato. So you can see that where the placement of the house or the structures that you're likely to spend most time, like your residence, it's in the mid to low slopes. Vedete che infatti le strutture, la casa, quindi le vostre residenze, sono state inserite nella parte centrale, nel pendio centrale. The sun again is likely to contact these portions of the landscape the most, whether it be in the summer where the sun is very high in the sky or in the winter where the sun is lower. Quindi sia se ci troviamo nella stagione estiva
con il sole molto in alto o in quello invernale con il sole più basso, quello è il punto in cui la luce del sole colpisce di più. And then also you can see areas where there's the catchment of water. Potete vedere delle zone in cui ci sono dei bacini idrici. And the reason why these locations are where they are is these happen to be the most practical places to create catchment for water. Li vedete posizionati esattamente in quei punti perché sono i punti più strategici, più funzionali per l'uso pratico proprio dell'acqua, di raccolta dell'acqua. Either at the top of the watershed, Sulla superficie dell'acqua, which is basically flat, it doesn't have much slope. che comunque non ha pendii, è piana. And what's great about catching water high in the watershed is you can use this to feed water to the lower elevations by gravity. Sorry, can you repeat this, You can please? use this location because it's high in the Yes. watershed, you can use gravity Ah, ok, for the water to questo travel. punto può essere è funzionale perché lo utilizziamo essendo alto per la forza di gravità che fa scendere l'acqua giù al pendio. As opposed to having to pump water, for example. Quindi invece di dover poi trovarci a pompare l'acqua. The second placement of water in this example is at a place we call the key point in Invece il landscape. secondo bacino è stato posizionato nel punto che loro definiscono punto chiave. And the key point is what we say is again, the highest practical storage, aside from at the top of the catchment, it's the highest practical location of water storage in the landscape profile. Quindi, I'm sorry. oltre dopo questo punto più alto, questo è il punto sempre più alto e più pratico per essere utilizzato appunto per la raccolta dell'acqua, per questo profilo di paesaggio. Because if you were to try to create storage in places that are too steep, it's just, well, either it's just very difficult, you can't create enough of a storage to really make sense. Perché è importante che anche il bacino non sia troppo ripido, proprio per garantire l'accumulo giusto di acqua in quel punto. The return on the investment of the work done to create that feature, it's very low. The return on investment. Meaning, You don't have to. you don't get much for the work that you do. Quindi diciamo. Il guadagno ricavato da questo investimento in realtà non è molto elevato, cioè non si ottiene. Can you explain better this? Well, for example, if let's compare this storage to this one here, because this one is in a Ok. place that has a very Very low. shallow Ah, slope. ok. For the amount of work you have to do to clear the earth away and to create the wall for the catchment, you get much more sort of return for doing the work because you're able to capture more water. Okay. You have much less here because you can't capture as much water for the amount of work you do to create the wall. Ok, quindi diciamo questo concetto è messo a confronto con invece la quantità di acqua che si riesce a raccogliere alla base in proporzione al lavoro che è stato fatto per creare il bacino stesso. Quindi qui avremo un bacino più piccolo, lì avremo diciamo un bacino più grande, un'acqua, più quantità d'acqua, in questo senso il rapporto si riferiva al rapporto di cui parlava prima. Does that make sense? Does you see No, do maybe you because I have some problems in it. Yes. Yeah. Sì, no, è che scusate, non riesco a capire Yeah, so meaning if anch'io. I do a certain amount of work, right, to try to capture as much water as I can. Lui fa una determinata quantità di lavoro per cercare di raccogliere più acqua possibile. The ability to be able to catch water in this landscape is
is connected to my ability to create the wall, the feature quindi that allows me to hold on to the water. Quindi la mia abilità di raccogliere l'acqua in quel punto è relazionata alla quantità di lavoro che io faccio per creare quel bacino, quindi costruire le mura di quel bacino. For the same size wall down here, I can capture much more water. Invece, con le stesse, con una cinta, con un muro delle stesse dimensioni di quello, però posizionato più in basso, posso raccogliere più acqua. Ecco perché il ritorno dell'investimento in questo punto è più basso rispetto a quello del bacino più basso. Right, I can capture much water here at the in the shallow slopes than up here in the steeper slopes. Quindi riesco a raccogliere molta più acqua lì a livello piuttosto che nel bacino più sul pendio centrale, so for perché example, è più inclinato. Yeah, so for example, if I was to try to capture water here. Quindi se io volessi, per esempio, cercare di raccogliere l'acqua più in alto, in quel punto, I really wouldn't be able to catch much because what I would have to do to create this wall for all of the work I did, non riuscirei a raccogliere molta acqua rispetto al lavoro che dovrei fare per creare il bacino, il lavoro proprio fisico che dovrei fare per creare quel bacino. Right. So that's why in when we look at landscapes to try to place features, one of the things we try to find first is what we call the key point. Ecco perché quando dobbiamo realizzare un profilo di un paesaggio come questo in progettazione, prendiamo appunto il punto che lui chiama punto chiave. Ci concentriamo su quello. The key point is the place where the landscape transitions from going convex to concave. E quello è il punto in cui abbiamo la transizione del paesaggio che passa da convesso a concavo. It's about right here. Ed è in quel punto. And you can feel it. You can sort of feel when you're walking the landscape and you sort of. E camminando sul pendio collinare, effettivamente lo si avverte. Si avverte questo punto in cui c'è questa differenza. You can feel when that transition happens. You're walking, you're going belly out to belly in. Riuscite infatti a camminando si avverte questa sensazione di transizione, perché all'inizio abbiamo, diciamo, la pancia in fuori, scendendo la pancia va in dentro. In questo so it's at that point, it's actually a little further down. It's like, woo, right here. I guess here. So that's the place where I can start thinking about creating storages for water. Ed è quello il punto in cui inizio a pensare di dover creare, di poter creare dei punti in cui raccolgo l'acqua. And then every point, every place below the key point, I can also create storage. E a partire da quel punto, in ogni punto posso creare dei bacini per la raccolta dell'acqua. Because I can again capture that much more water when the land is less sloped. Perché riesco, posso immagazzinare, raccogliere più acqua quando la pendenza è inferiore, man mano che mi avvicino verso la base. Da quel punto in poi, sì. E quello di su? From this point on, you said. And what about this point? And again, this storage is pretty easy because this doesn't have any slope. The land's flat. Quella è una raccolta, un bacino facile da creare perché non vi è alcun pendio, la zona è piana. Right, so the problem's not necessarily the elevation, it's the slope. Il problema non è l'altezza, l'elevazione, ma la pendenza, l'inclinazione. Right. It's not the altitude, it's the slope of the land. Quindi il problema non è l'altitudine, bensì l'inclinazione del pendio. Ed è per questo che cioè io mi chiedevo se quel bacino è legato anche all'abitazione, però adesso mi chiedo, quindi è anche più facile costruire l'abitazione nei pressi di una pendenza. This catchment is very close to the houses. Yeah. There's a reason. It's
Isis to build houses next to it, or? No, well no. This is, I'm sorry. Non ho si può costruire, ma adesso mi rendo conto che probabilmente sarà anche per quello che si costruisce. The houses are built there because they are close to the catchment. No, well, in this case, it doesn't. Well, I think what's interesting is if I go from this picture to this picture, for example, the reason for the storage, and what's interesting is, I haven't talked about the type of storage it is. Ancora non risponde a questa domanda perché ancora non ha parlato del tipo di raccolta che viene fatto. Because you might have, for example, you can have a swale. Perché per esempio ci può essere un canale. Swale. It's like a ditch, but it's like a continuous ditch. È come una fossa, sì. We'll look at swales. I can leave it swale in swale. Italian. They told me. It's like a long continuous ditch. Okay, quindi uno swale. Or you can have what they call in Australia a dam, but I think in what other places are called like a reservoir or a pond. Ah, poi c'è un quello che in Australia chiamano dam, però dovrebbe essere uno stagno. Pond è uno stagno. Right, a pond. So in this case, this catchment is likely. It could be a swale. Quindi in questo caso quel bacino potrebbe essere o uno swale, appunto. Which is basically it's a long water harvesting ditch on contour. On contour. Meaning that contour is literally the shape of the land. Okay, quindi è essenzialmente un canale costruito ai bordi del paesaggio. È lungo. Il canale costruito sulle curve di livello. Le curve di livello cosa sono? I'll show you what a contour is. Okay. A contour looks like. We worked on this in the first days. Oh, you did. Oh, so you got that. Okay. So they know. Yeah. So basically, the contour is this. That's a contour. Okay. Quelle sono le. Yeah. So basically, if you had a ditch all along that line. Quindi è come se ci fosse appunto una fossa lungo quella linea. That's a swale. Che è una swale, appunto. Okay. And the function of a swale is to not store water. La funzione dello swale non è la raccolta dell'acqua. It's just to be able to catch water long enough for it to soak back into the ground. Ma è avere l'abilità di contenere l'acqua per farla poi riassorbire dal suolo, infiltrare nel suolo. It's actually a tree planting system. È un sistema a tree planting, yeah. Con diciamo a tre. It's intended for trees to be established. Cioè è un sistema utilizzato per l'impianto degli alberi. Right, so it's for tree planting. Because what it does is it takes the water, it stops the water. Quindi prende l'acqua, la blocca. And the mound is soft. It's not compacted. Of the swale. Of the swale. It's soft. Like a sponge. È come diciamo è come una spugna, è abbastanza, non è compatto, è abbastanza soffice la superficie. A pond, that's a storage feature. That's like an impoundment feature. Invece lo stagno ha la funzione proprio di raccolta dell'acqua. The pond is actually sealed. Ed è molto più compatta la superficie del esatto, ed è sigillato. Usually what happens with the pond is it's track rolled with like a if you had a big machine, you just run the machine along
the surface of the dam, the bottom of the dam. C'è come una pista. Cioè la si passa sulla, esatto. Per compattare. Esatto. Clay. Well, that's what you would ideally. L'argilla. Ideally, you have enough clay in the soil to seal the dam. Quindi se ci fosse l'argilla sarebbe l'ideale perché appunto va a sigillare il suolo. Yeah, well, what's up under the dips? The landfill. Yeah, yeah, well, so it doesn't seep. Okay. Right, so it doesn't seep in. We'll get more in depth into this when we talk about earthworks. But basically, because you want the dam to hold water, there's a certain way that they're constructed to make sure that you don't get the seepage of the water or back into the ground. È una strategia che viene utilizzata proprio perché non vogliamo che l'acqua, in quel caso, vada nel suolo. Oppure. You don't get water to break through the wall. Oppure non vogliamo che l'acqua vada a sfondare le pareti. That's very del bacino. Bad. Che non è il massimo, anzi. Sulla superficie viene piantato, cioè vengono messe delle piante per l'evaporazione. Sulla superficie del. Cioè lo stagno. Mm-hmm. Intorno allo stagno? No, cioè, sullo stagno? Do they plant vegetables in the pond? Water plants in the pond? You might have to help evaporation. In a lot of dams or reservoirs, ponds, you'll find aquatic plants like planted around the edge. Sì, in alcuni casi le usano ai bordi, le piantano ai bordi del bacino, della riserva. But it's not meant for the evaporation. Well, I mean, it can help. It of course can help. And why some they put with them? Yeah, I mean, it's something. For example, I can pull up some pictures of Jeff's farm in Australia, and you'll see planted around the edge. You know, there's ground cover, and there's also some water plants. You might find taro or something of that nature that's planted around the edge. Sometimes the plantings are used to help prevent soil from eroding. Quindi a volte sì, sia per l'evaporazione, però a volte per evitare l'erosione del suolo vengono utilizzate queste piante. Per esempio nel caso, ad anche delle immagini sulla fattoria di Jeff che potrebbe mostrarvi. Right, the roots hold the soil in place so that the water doesn't carry soil. Questo perché le piante posizionate al bordo hanno appunto le radici nel suolo e quindi fanno da scudo, diciamo, contro l'erosione. You know, and also one of the things that happens when dams are built is that the topsoil and the place that the dams are dug is removed, and then it's put back on the wall after the dam is done. And then you would sort of put vegetation, some kind of ground cover, to help hold everything in place and dress the wall. Mm-hmm. La terra che loro scavano per creare questo pozzo, questo bacino, la parte superficiale viene utilizzata anche per costruire le pareti intorno e quindi tutto quel sottobosco, quella parte di vegetazione presente con le sue radici aiuta proprio in questo, nel bloccare anche l'erosione. Posso dire qualcosa rispetto alla mia esperienza riguardo a quello? Se tu copri, a quello che hai detto tu, se tu copri completamente di verde, non avrai l'evaporazione, però non hai più ossigeno perché non c'è neanche passaggio di luce, quindi si andrebbe a creare una situazione più anaerobica. If you put all the plants on the level of on the water here, the water plants, if you fill it with water plants, there will be no oxygen filtering. Oh, you're saying that it'll be started like hypoxia and eutrophication. Yeah. Well, I mean, then that's a good point. That depending on the usage of the dam, sometimes dams will have pumps put in them. Quindi sì, è vero quello che stava dicendo, però dipende sempre dall'utilizzo che si fa del bacino. A volte ci sono delle pompe. Or sometimes you can induce circulation by
creating a temperature difference. Oppure a volte si può indurre la circolazione creando delle differenze di temperatura. So you have the thermosiphon effect. Quindi si avrà l'effetto termosifone. So maybe you shade one side and you have another side that's exposed to the sun, so the temperature difference creates. Quindi per esempio un lato sarà completamente esposto al sole, mentre dall'altro ci sarà dell'ombra, quindi abbiamo una differenza di temperatura. But depending on the usage of the pond and also the dimensions of the pond, you can always pump air. Comunque che like sia, qualunque sia l'utilizzo del bacino, si può sempre inserire delle pompe per far pompare l'aria. Mm-hmm. So but making sure there is enough air depending on what you have in the pond is definitely something to think about. Perché è importante comunque che ci sia aria a sufficienza, comunque sempre in base alla tipologia di bacino. No, it's good. Volevo sapere se il limo che si crea sul fondo spesso di questi stagni è considerabile come un buon fertilizzante o no? Does the limas which is forming on the bed of this catchment is useful as a fertilizer, can be used as a fertilizer. Oh, like the vegetation? No, yeah, the limos. The deposit basically on the bed of the catchment, of this pond. Most of the times you get some a layer on the bottom. Oh, on the bottom. Oh, yeah, yes, yeah, yeah. It could be a good fertilizer What's interesting is the fastest soil formation processes happens in water. Infatti, sul suolo avviene la produzione, si formano molto più velocemente materie comuni. The fastest soil formation processes. I processi di formazione del suolo sono molto più veloci. It's actually in water. It happens anaerobically, but it is. Avviene in very maniera fast. Comunque anaerobica, yeah. Però. Yeah, sometimes that you know people will dredge out material from ponds and then use that material as mulch or material to put into a garden. Molti infatti utilizzano, prendono il materiale che si forma sulla base e lo utilizzano anche per il pacciame. Perché mi sembra di aver notato che a volte causa un po' di marciumi alle piante che. Questa, avendo utilizzato questa? Rot. He has noticed that it has caused rooted. Well, not necessarily. I mean, it's you don't have to do much preparation if you want to use that material has had a bad after effect on the plants. No, you should be able to use it directly. I'm glad you mentioned that. One of the places I had a chance to visit on this last trip to Australia was the Togari Farm, which is Bill Mollison's original farm that he started out with, back in the 80s. Togari. 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 Questo è il nome di una delle prime, della prima, diciamo, fattoria dove Mollison è Togari Farm. In Australia. It's in a place called Tyalgum. This is New South Wales, Australia. Nella parte sud-est dell'Australia. And it's very big property. It's about 150 acres thereabouts. 150. Yeah, 150 acres. Acri di terra. And it has just lots of bodies of water that have been dug into it, big ponds and swales. Ci sono molti swale, ci sono degli enormi stagni, bacini come quello che sono stati creati. And lots of fruit trees. Molti alberi da frutto. And one of the things that that was really interesting to see was the large ponds. What happened to the large ponds on the property? Una delle cose più interessanti che ho notato è che cosa è successo appunto a questi grandi e vasti stagni della proprietà. They're still full of water. Sono ancora pieni d'acqua. And not only are they full of water, but
they're completely covered with a thick layer of vegetation. Non solo sono pieni d'acqua, ma sono anche ricoperti in superficie da uno strato abbastanza spesso di vegetazione. For instance, one of the plants, and it's covered the entire pond, was salvinia. Questo era un nome. I think it's salvinia. Di una specie vegetale che ha dovrebbe essere più o meno tutto, che ha ricoperto quasi tutto il bacino. Ora vi fa vedere la foto. And then around the edge of the pond he had a wild taro. Invece ai margini dello stagno aveva il wild taro. And in some places towards the middle of the pond, you know, they're like reeds and rushes, like what you would find in a wetland. C'erano tall grasses. Diciamo delle graminacee alte. There were trees. C'erano young trees growing up from the middle of the pond. Stavano crescendo nel mezzo dello stagno, proprio degli alberi giovani. And this is the pond is in the middle at the deepest part. I think it's 20 meters deep. E lo stagno è profondo 20 metri. 20 meters. Sì, il stagno è un bacino idrico. Chiamiamolo così. It's like here's a crazy thing that happened. We and I wish I had a copy of this video. Jeff's son Daniel walked across the surface of the pond. Ha un video che volevo mostrarvi. Qui si vede il figlio Jeff Daniel che è riuscito proprio a camminare sulla superficie del bacino. Yeah, he didn't walk on water. È riuscito proprio a camminare sull'acqua. He walked on a surface of vegetation that was on water. Ha camminato su uno strato di vegetazione sull'acqua. Yeah, Salvinia. Sì. It was incredibly deep, very thick. Che è uno strato di vegetazione molto spesso. So what he had to do is he brought a knife, like a bell hook. Aveva un coltellino a mo' di uncino, diciamo. And he could cut through it like it was a thick carpet. È riuscito a tagliava il pezzo di vegetazione. And that's what you had to do in order to get to the water. Per poter arrivare all'acqua bisogna appunto rimuovere lo strato di vegetazione. And why did they put the salvinia on the water? It just showed up. No, non l'hanno messa appositamente. Sì. Yeah, all of this, like it looks like it's land, that's water. Questa è acqua. Sembra terra, invece questa è acqua. That's all of this underneath this is water. Sotto tutta questa vegetazione c'è l'acqua. So I remember but because you have to remember, nobody has been here since the farm closed in 2001. Nessuno c'è più tornato da quando è stata chiusa la fattoria nel 2001. This used to be before the farm was there, it used to be an old dairy. I think it was a dairy farm. Prima di essere una fattoria era un caseificio. And a lot of the dairy farms they're very degraded. Ed era comunque in uno stato abbastanza, diciamo, degradato. You know, the pastures aren't in very good shape. And they're very dry. The pasture, like the pasture. The grassland. Diciamo la zona da pascolo era degradata, rovinata. So what they did was, yeah, it is me. So those are all. So this, I'm standing in the middle of a swale. Lui sta proprio nel bel mezzo del bacino. Like so, this is the place where the water would, when it would rain, and you would get the runoff, it would collect in the swale. Quindi quando poi quando piove, l'acqua va appunto a raccogliersi in questo swale. So I'm standing in a place that would be full of water. Quindi io sono in piedi, mi reggo su un posto pieno d'acqua. And then in the mound you would have the trees, so you can see banana trees that have been planted into the mound.
All'interno, diciamo al lato, sono stati appunto piantati banani. So you have to remember, nothing was here when this farm was first started. All'inizio, quando hanno avviato appunto questa fattoria, non c'era niente di tutto ciò. None of the trees, nothing. It was just pasture. Era soltanto terra da pascolo. And you can see what the place used to be if you look at the properties that surround it. E se guardiamo alle proprietà che sono intorno a questa zona, possiamo capire esattamente com'era questa zona prima. Yeah, so and in particular when they put the dams in, the ponds, they just dug these very large pits in the ground that would harvest water. And then quando hanno iniziato a costruire appunto questo bacino, hanno scavato tutta la terra, hanno creato questo buco enorme, questa fossa enorme. So then over the years after people left the farm and it was no longer running, this is what happened. Quindi poi dopo che tutti quanti erano andati via, è successo esattamente questo. Right, so this is the taro. This here, these plants with the big leaves, that's taro. Quella è la wild taro, sì. And then these little these plants here on the surface, that's the salvinia. Invece quelle piante piccole sulla superficie sono la salvinia. And I might have another picture. So these are more shots from the property and it's a beautiful place. It's in a valley. È un luogo bellissimo in una vallata. Yeah, it's sorry. Yeah, so I want to see. Yeah, so you can see there's bamboo. Vedete questi bamboo, all over this bamboo. Place. So the bamboo was brought in and planted. Sono state piantate lì appositamente i bamboo. And if you know anything about bamboo, bamboo spreads. I bamboo si diffondono molto rapidamente. You know, and it grows very vigorously. E crescono in maniera molto vigorosa. But it's a great material if you know what to do with it. Great. Però sono un ottimo materiale se sapete per che cosa usarlo. Come mai è stata abbandonata? And why the farm was left? Very, very, very complicated story. Una storia molto lunga e complicata. It's a long story. It's a long story. Lunga e complicata. But it's an amazing place. I mean, it's interesting to see what's happened. In the years of really not having much of any management. Però colpisce perché ci fa capire che cosa succede in tanti anni senza gestione, senza controllo della terra. It's still wonderful, still beautiful. Yeah, it's you walk on the property and you. Well, we were really worried about snakes. Avevamo molta paura dei serpenti in realtà. Because it was like the start of sort of snake season where they start showing up. Perché era quella la stagione in cui iniziavano a venire fuori i serpenti. And the snakes in Australia will kill you. E un serpente in Australia vi uccide. Like pretty name a poisonous snake, all of the worst ones are in Australia. Tutti i serpenti più velenosi sono tutti presenti in Australia. Eastern brown, king brown, taipan, tiger, inland taipan. Serpente tigre, serpente di tutti i tipi velenosi. They will all kill you. Tutti. Però se lui usa questa tecnica, vanno tutti via, i serpenti. If you use the system, this technique, yeah, the snakes, yeah, they all go run. Away. Well, yeah. You can get rid of all of them. Yeah, well, I mean, the thing is, they're not looking for trouble. You just don't want to, surprise them. Vabbè, il fatto è che comunque loro non ti vengono a cercare. Devi essere tu che non devi andarli. Cioè, non vogliono essere sorpresi. You're da like, te. You're like, no, you don't want to do that. No, no. And they're not like the snakes, like in America, we have rattlesnakes. Yeah, they'll warn you. They warn you for the most part. These guys are just like. Which? In America, we have rattlesnakes. Okay. In America invece hanno i serpenti a sonaglio che ti avvisano quando yeah, si stanno avvicinando. They'll warn you, like if you start getting close. Se tu ti stai avvicinando, ti avvisano e quindi. Like you don't have that here. There's no rattles. Mentre qui no, in Australia non ci sono questi serpenti. So in Brazil they have both types.
Huh? In Brazil, they have both types. Yeah, yeah, yeah. Well, I mean, it's the that's the thing. It's this is the subtropics, right? Infatti, questo è il clima subtropicale, un po' come quello della del Brasile. You got all the bad stuff in the tropics. Avete tutte le cose brutte nelle zone tropicali. You have big spiders. I ragni grandi. But there are still beautiful things. Oh, they're beautiful. No, absolutely. Beautiful things. But it's just, you know, you have that stuff too. Però ci sono anche cose meno piacevoli, diciamo. No, beautiful things. But, but just to give you an idea of some of the... Just to give you an idea of some of what's here... you know, there's citrus trees. There we found lots of mulberry trees. Mulberry, quindi ci sono molti alberi di gelso, alberi di limone. Hundreds of mango trees. Molti alberi di mango. Pomegranate trees. We found a bunch melograno. Of pomegranate trees. I'm not sure if there are any avocado. There might be some avocado. Non è sicuro che ci siano gli avocado. Forse. Banana trees. Banani. There's a lot of coffee now on the property. Coffee. A lot of coffee. Molte piante di caffè. Yeah, we found a lot of coffee growing on the property. But yeah, this place. Reminded of her place. This reminded her of her place. Oh, yeah, yeah. It looks like her place. Oh, really? Yes. Ah. You look, you're about to go like. E inizia a piangere. But it's an amazing example. It's an amazing example of sort of where design goes to over time, and I think that's why this place is so valuable. Questo è un esempio molto chiaro che ci fa capire dove appunto la progettazione, a che cosa mira la progettazione, a che cosa può arrivare a fare la progettazione. È un esempio molto valido questo. Because it demonstrates so many of the ideas that we're talking about, but over a very, you know, pretty long period of time. Dimostra molte delle idee di cui abbiamo parlato e di che cosa appunto si riesce a fare, dove si arriva nel corso del tempo, applicando appunto questi suggerimenti. I think in all this property might be about 30 years old. Questa proprietà dovrebbe avere circa 30 anni di vita. So you're able to see how the design or how the landscape has progressed. Quindi potete vedere come i cambiamenti, il progresso appunto, come è andata, sì, come i cambiamenti della terra e della progettazione. Yeah, but it's a del paesaggio. It's an amazing place. È un posto stupendo. C'è un passaggio in questo design che è anche funzionale, perché c'è una multifunzionalità, c'è anche il fatto che ripara da un eventuale dissesto idrogeologico del suolo con tutti questi sistemi di raccolta di acque. This is also useful because it's multifunctional. Also, if you think of in the event of the erosion of the soil, of problem like that, absolutely, of the soil, it could help absolutely prevent from heat. So not only the geo solution. No, absolutely. Yeah. And you also have by designing in this manner, you drought proof property. Quindi utilizzando dei sistemi come questo, create appunto una proprietà a prova di siccità. You fireproof a property. Prova di incendi. Right. And again, the drought proofing, the fireproofing, this has to do with just your ability to retain water. E ovviamente questi ground punti dipendono dalla vostra capacità di conservare l'acqua, di ritenzione idrica. And because you have just massive amounts of organic matter, you know, the ground is covered, so you don't have to worry about it, you know, being eroded. Ovviamente, essendo il suolo ricoperto da così tanta materia organica, non c'è quel rischio di erosione del suolo. Because you have all of those roots in the ground. Grazie appunto alla presenza di tutte queste radici nel suolo. Right, holding everything in place. Che mantengono appunto saldo tutto. Io questo l'ho detto perché in Italia, siccome abbiamo più dell'80% di suolo che è in queste condizioni, cioè si parla.
fare delle swale con, you raised this, cioè, this issue because in Italy we have a lot. Quanto è la percentuale? 50, no, 80, no, 80% of, more than 80% of the land have this problem with the soils, yeah. The hydrogeological problem of the soils. Yeah. So well, looking at this picture, he's thinking that maybe it's not too hard to find a solution. Oh yeah, yeah. In Australia puoi, totally possible. Puoi costruire una diga, un lago, uno stagno, un canale senza chiedere permessi. The other thing yeah. is that in Australia you can build a swale yeah. without asking permission, yeah. license, or we have the problem of the bureaucracy, exactly. the administrative thing. It's funny, we were talking about this. We were talking lui about this stava parlando the other proprio night. Di questo ieri con lui. That the problem there is that, no, I'm sorry, the problem, that the situation there is that they have so much land. Il problema lì invece è che hanno così tanta terra and they have so few people. E hanno poche persone. It's like the, yeah, it's like the it's like literally Australia is the size of the continental United States. L'Australia corrisponde alle dimensioni degli Stati Uniti continentali. But their population is like 23 million people. Ma la popolazione è soltanto di 23 milioni. Nobody lives there. Nessuno vive in queste zone. Right? So they don't have the same problem with, again, the bureaucracy of having to get permission to do certain things. Ovviamente lì non hanno questi problemi, diciamo, burocratici del chiedere i permessi per costruire questi sistemi. Yeah, and it's funny, every Australian I've ever met, they always come back and they tell me, oh, well, you know, I got 400 acres or 50 acres or... Ogni australiano che ho incontrato gli diceva, ho tantissimi ettari di terra. Like everybody. Tutti hanno della terra, tanta terra. And I'm like, who are these people? E lui dice, ma chi sono queste persone? Like, why does everybody own, you know, huge amounts of land? Perché tutti hanno delle distese enormi di terra? And because earth moving is such a, it's a major part of the economy in Australia. E il fatto è che è una parte, la parte principale dell'economia like in Australia. Mining. Come le miniere. Right, so they have people that, they have lots of people that know how to operate that equipment. Quindi hanno molta gente che sa utilizzare appunto quell'equipaggiamento, quelle attrezzature. So, you know, you can, there are many options. If you want to try something out, you call somebody, they come, you can do things. Quindi se ci sono molte opzioni, potete fare molte cose lì. Potete chiamare qualcuno. Yeah, here. E realizzarle. What do you say? It's better for Italians to go there. Yeah. They're gonna ruin Australia. Italians are gonna maybe will ruin all these things. Australia. Well, what was that? Yes. Might ruin up the guy at the back. There are a lot of yeah, there are a lot of Italians in Australia. We're dangerous. Yeah. No, but it's but I mean, there are many in going there and seeing a lot of these examples. They're valuable lessons. They give you a lot of ideas. Però vedere questi esempi sono ti fanno venire in mente tante idee, sono delle lezioni molto interessanti, molto positive. But another approach you can use here is when we were saying this in coming into the farm is you have lots of stones. Ma un'altra cosa che hanno molto sono appunto le pietre. No, che anzi, sorry. Yeah, lots of stones. So noi abbiamo molte pietre, un'altra fonte, yeah. Un'altra cosa che abbiamo. And those stones are actually a huge they're a big asset you have here. Che sono una risorsa molto grande. And we'll look at this more, but the what you can do here and maybe even better than arguably anybody in Europe is you can do gabions. Però quello che potremmo fare qui anche meglio di molti altri europei sono i gabions. Gabions. I gabioni. You can do
And you have a history of this. I mean, the Romans and the Byzantines and everybody's been through here, and you can find some, lots of stone structures. Non è, diciamo, abbiamo molta storia. They used to contain stones. Sono to collect stones? No. Sono dei corsi d'acqua che si creano a valle. Sono delle strutture che possono essere di pietre leggermente dai lati con l'acciaio, che praticamente sono basse a un certo livello a seconda della pendenza, e si mettono a intervalli regolari sul torrente, in modo tale da rallentare la caduta dell'acqua. Qui non è che costruisce una parete, sono a livello basso, dalle ginocchia arrivano. Okay, you explain what a gabion is. To stop the erosion. They used to stop the erosion of the soil. What the use of the gabions allow you to do is to manage the way water travels through landscape, not by stopping the water. Appunto, sono dei sistemi utilizzati per gestire l'acqua, il flusso dell'acqua, non bloccando l'acqua, but by slowing it down, ma rallentando il flusso, and allowing it time to go back into the ground. È appunto rallentando il momento in cui arriva l'acqua al suolo. So you would have a series of these features. Quindi ci sono tutta una serie di elementi, di caratteristiche. Going down through the landscape. Scendendo appunto sul paesaggio. They're like speed bumps. Sono come delle. You're driving. I dossi, sì, di velocità. Like speed bumps, going through the landscape. So that as you go from nel paesaggio. So as you go from the higher elevations, the steeper slopes, until you get to the low elevations. Quindi passando dal punto flat, più in alto al punto più basso del pendio. You're taking away the speed and the momentum of the water. Andiamo a ridurre la velocità e il ritmo, diciamo, del flusso dell'acqua. And allowing it time to go back into the ground. Finché appunto arriva a toccare il suolo. Now this is how you recharge groundwater. That's how you recharge aquifers, mm-hmm. groundwater. Ed è il modo in cui appunto andiamo a ricaricare la presenza dell'acqua nel suolo, right. Nelle falde, ok. Yeah. L'acqua. Recharge water. Falde. You put the groundwater back. So when you pump water out of the ground. Like the way you put it back is by allowing, causing it to soak back into the ground until it goes further and further and recharges those same supplies that you're pumping water from. Sì, abbiamo appunto usiamo delle pompe per spingere l'acqua. L'acqua in questo modo ritorna al suolo e ritorna appunto al. Sì, dalla quale poi di nuovo viene ripresa attraverso le pompe. Ma perché, scusa, cosa non ho capito questa parte? Le abbiamo fermano la forza, rallentano la forza dell'acqua. Ma poi come ritornano perché pompe? Permettono attraverso le pietre. No, permettono, rallentando il corso dell'acqua, sì. Di mantenere il luco, stando il luco filtra. Okay. E quindi fanno una specie di bacino. Bacino che non vuole fermare, sì, bisogna rallentare. And actually, what we're going to do? I'll use that as a segue to go into water, because that water is aside from trees, water is water is the first thing you really design for. Adesso vorrebbe passare l'argomento dell'acqua perché oltre agli alberi l'acqua è effettivamente uno degli elementi chiave quando andiamo a fare un progetto. Because unless you're able to hang on to water, unless you're able to have access to water, you can't do anything.
perché a meno che non abbiamo accesso all'acqua, non possiamo fare niente, non possiamo costruire niente. Right, you can't grow anything, you can't establish crops, Non possiamo ottenere dei raccolti, non possiamo piantare nulla. It becomes very difficult for you to be able to, you know, keep animals. Molto difficile anche far sì che abbiamo la presenza degli animali senza acqua. And you can't survive without water. E anche noi non possiamo sopravvivere senza acqua. So really water is the first thing that we design for. Quindi l'acqua è in realtà la prima cosa per la quale appunto progettiamo. And just to actually I'll do that then. Just to start the discussion, there's some basic rules that we. Ci sono dei principi base, delle regole base. There's some basic rules that dictate how we go about using water. In design, or designing che for determina water. Appunto come utilizzare l'acqua nella nostra progettazione. Okay, so what I'll do is we'll go over the basic rules and then we'll use the rest of at least the second half of the day to talk about how they apply in design. Quindi vediamo quali sono queste regole principali e poi durante la seconda parte della lezione vedremo degli esempi specifici di come utilizzarli. Right, so actually I'll just fast forward here because it's the same thing. So the first thing we want to do is we begin with observation. Quindi la prima cosa che facciamo è iniziamo con l'osservazione. Right, so if you have a site that you're trying to design for, if you have an area that you would like to begin establishing some kind of work, you have to start with observing how water moves. Quindi nell'area che stiamo considerando di progettare, la prima cosa che faremo è osservare appunto anche la presenza dell'acqua e come si muove, si può muovere l'acqua in questa zona. Right, so observe where the water flows. Quindi osservare i flussi d'acqua, dove l'acqua passa e arriva, where it collects, dove si raccoglie, where it drains away from. Dove si spinge, cioè va via, dove viene respinta, sì. And where it drains to. E invece, quindi da dove arriva e verso dove va. Right, so it says this informs you of your resources and your challenges. Questo appunto vi dà delle informazioni sulle vostre risorse e sulle sfide. Right, so whatever's working, build on that. Quindi qualunque cosa stia funzionando, partiamo da quella. And whatever's not working, change it. E se invece c'è una cosa che non funziona, cambiamola. Good. Ok. Two. Start at the top of your watershed, the high point of your watershed, and work your way down. Quindi, secondo punto, iniziare dall'alto, dal punto più alto della vostra zona e lavoriamo andando verso la parte più bassa. Now, what you would call your watershed may vary. Your watershed might be your house. Per esempio, il punto più alto potrebbe essere la vostra casa. Your watershed could also be it could be a valley. Oppure una vallata. Watershed è il deposito. Right, in the large scale it would be a valley. But either way, what you're doing is you start from the top of the watershed, the highest point where water enters into the area, and you work on finding ways to store the water as it goes down, as you Quindi come down. Quindi vogliamo iniziare appunto dal punto più alto del nostro bacino e osservare scendendo sempre più in basso, lavorando quindi a partire dal punto più alto. Right, from top to bottom. Quindi dall'alto al basso. Right, it's easier to harvest water high in the watershed. Quindi è più facile raccogliere l'acqua nel punto più alto than low in the watershed. Piuttosto che nel punto più basso. Right, because the volume, the amount of water.
perché la quantità dell'acqua and the speed of the water è la velocità dell'acqua is less at the top è inferiore in alto than on the bottom. Rispetto invece alla parte più bassa. Right. So it's much more manageable. Watershed, il bacino idrografico. Right, right, exactly. Right, it's much easier. It's like trying to stop a runaway train, right? It's much easier to stop the train at the top of the hill before it started going. Right, then at the bottom of the hill when it's full speed. And we know that water can be very, very destructive. Sapete che l'acqua può essere molto distruttiva. It's a immense force. È una forza, big force. Molto incisiva, molto forte. For example, we know that you can use water when shot at high pressure to cut stone. You can cut metal with it, right? You can cut metal with it. Yeah, cut metal with water at high pressure. So it's a lot of force. Quindi è una forza molto rilevante. Okay. Sorry. And again, as I was saying before in the previous example, you can. But what's great about capturing water in the higher portions of the watershed is that you can use gravity to distribute the water. Ovviamente un altro fattore importante è che dall'alto possiamo utilizzare la gravità per gestire meglio l'acqua. Okay, so that's another per rallentare. That's another advantage of capturing water at the high portion of the watershed. Quindi sorry, can you repeat? That's another example or another reason mm-hmm. why you would like to store or capture water in the high part, the highest part of the watershed. Questa è un'altra motivazione per la quale appunto è meglio raccogliere l'acqua nel punto più alto. Okay, next. There. Third. Start small and simple. Quindi il prossimo punto è iniziare da piccole cose e piccole da cose piccole e semplici. All right. Small, simple systems of appropriate scale or the right scale. Quindi sistemi piccoli e semplici di scala adeguata, quindi di dimensioni adeguate. Are much easier to create and maintain. Sono molto più facili da da essere creati e mantenuti than complex, extensive systems. Rispetto a sistemi estensivi più grandi e complessi. Right, so starting small and simple is just much more manageable. It's much easier. Quindi iniziare da una cosa più piccola e più semplice è molto più gestibile, molto più facile. And also, I think it's less intimidating. Ed è anche allo stesso tempo meno intimidatorio. Right. You can do it and have much more confidence in your ability to do something that's going to work. E vi fa sentire diciamo un po' più sicuri di voi stessi avendo diciamo un lavoro inferiore da fare. Also, if something goes wrong, it's relatively. It's a small thing, it's a minor thing to deal with, right, if something goes wrong. E se qualcosa è andato storto, si tratterà comunque di cose piccole, di piccoli dettagli da aggiustare. Right, so you avoid running into a very big problem. Così, quindi evitate il rischio di dover affrontare dei problemi più grandi. So here, as an added benefit, large numbers of small earthwork structures that are distributed throughout un ulteriore vantaggio è che piccole quantità di un piccolo numero di lavori di strutture
di lavori di sterro distribuiti attraverso un bacino idrico will be that they're much more effective at hydrating a landscape, at putting water back into landscape. Ah, sono molto utili per idratare il paesaggio, la terra, quindi per restituire l'acqua alla terra. Right, they do it it's much more efficient. E lo fanno in maniera molto più efficace. Than if you just had one large feature. Rispetto invece se le facessimo con dei sistemi più grandi, delle strutture più grandi. Right, so it's those it's a collection or an array of lots of small features. Quindi è una serie di elementi piccoli. Yeah, so that's really the goal. That's many of the systems, many of the design systems che rappresentano appunto l'obiettivo delle progettazioni. That we encourage using is really made up of lots of small features. Infatti loro in molte delle progettazioni suggeriscono proprio di utilizzare, di partire da piccoli obiettivi. And again, a good example would be what you saw yesterday with Lanzarote. Yeah. Ed è un po' quello che excellent, abbiamo visto fare example. Ieri a Lanzarote, nell'esempio di Lanzarote. Un esempio infatti eccellente. Fourth principle: slow, spread, and infiltrate the flow of water. Il quarto principio è slow spread, quindi rallentare, diffondere e infiltrare, put it back in the nel senso che appunto farlo drenare nel suolo, far drenare nel suolo il flusso d'acqua. So what we try to do here is we want to create, is another way of thinking about it, create the longest path. Quindi può essere detto anche in questo modo, creare la strada, diciamo il canale più lungo. Right, contacting the most elements, the most, how can I describe it? The longest path, contacting the most number of things. Quindi la strada più lunga, il percorso più lungo che entra in contatto con più elementi. Over the longest period of time. Nell'arco di tempo più lungo possibile. Right, and so this is how you can really make or extend the use of water in design. Ed è questo appunto la misura nella quale viene utilizzata l'acqua nei progetti. So this is how you can pacify the flow of water, pacify. Quindi si va appunto ad incidere sul flusso dell'acqua, sul ritmo dell'acqua. And by doing this you're taking out the speed. Quindi andiamo a rallentarlo, togliamo la velocità. Right, the destructive force of water by doing this. Andiamo anche a rimuovere la forza di distruzione dell'acqua stessa. Okay, so this is again from the hot. You want to create the longest path over the longest period of time, contacting the most number of elements. Quindi creiamo right? Un percorso il più lungo possibile, più lungo nel tempo e che entri a contatto con il numero più grande possibile di elementi. So that by the time you get to the low part of the watershed, the water is very easy to deal with. Quindi una volta che l'acqua ha raggiunto la parte finale più bassa del bacino idrico sarà molto più gestibile. E vi darà anche un'opportunità, una modalità in più di diffondere l'acqua meglio su tutto il paesaggio. Five. Quinto punto. Always plan an overflow route. And manage that overflow as a resource. Right. Quindi pianificare sempre un overflow route, un percorso. Like always. Un overflow sul tempo. Yeah. Un percorso di uscita dall'eccesso d'acqua. Yeah. Always plan for having too much. Overflow.
Like when you have too much. Sì, nel senso quando abbiamo troppa quantità di acqua, quindi prevedere sempre un percorso di overflow, di fuoriuscita. Ah, ok. So for example, I gave you the example of. È utilizzare questo diciamo surplus di acqua come una risorsa. Yeah, I gave you the example of. You know, we discussed the other day. If you have a dam that fills up, you showed me the flooding that happened in the Lama. Yeah. Right. Per esempio, sì, come le hai fatto vedere il caso della Lama, del ok. That if you don't allow for there to be a way to take away some of the speed and the force of a flood, se non abbiamo too much. Se non abbiamo un modo per togliere la forza e la velocità di quel flusso, then that's when you get failures of things like the walls of the dam, for instance. Like when the water is over to overtake. Per esempio, quando dam. Abbiamo le alluvioni, l'acqua forte e l'acqua potente va diciamo a sbattere, a urtare contro le pareti. Like if the water goes over the top of the wall, for instance. Per esempio, quando l'acqua va oltre la parete stessa, riesce a superare la parete stessa. That's when walls fail. Ed è in quel momento che la parete non è più utile. Because water has a lot of shear force. Perché shear. L'acqua ha molta forza d'attrito, forse. Like it cuts the top of the wall. È come se va a tagliare la parte superiore della parete. Right, it's a lot of friction. Ha molta frizione. Right, and the speed and it and that insieme friction alla velocità e la frizione cuts the top of the wall. Quindi vanno appunto a tagliare la parte superiore della parete. That's why you need something before the water gets to that point. You need something that'll allow for it to take away the excess. Ecco perché prima che questo accada bisogna pensare ad un modo per evitare appunto questi eccessi, come gestire questi eccessi di acqua. So in this example this is what is happening here. Ed è quello che sta succedendo nell'immagine che vediamo. Right, the excess is being taken away. Gli eccessi sono stati appunto creati e indirizzati in questo modo. As opposed to going over the sides or over the wall, over the little wall here. So here there's a little bit of. Yeah, so there's a path. Quindi sì, c'è questo percorso. Right, and this instead of again going over the edge. Invece l'acqua segue questo canale invece di andare a strabordare, ecco. Once this fills. It's able the excess is able to spill out from here and then flow to here. Questo accesso consente appunto all'acqua di passare da questo punto in cui è in eccesso e di arrivare all'altro punto. And then once it fills here, it runs out and it goes here. E quando lì appunto si riempie invece di strabordare, segue l'altra via, l'altro canale e arriva laggiù. And then eventually it flows and eventually it flows somewhere else. E alla fine arriva comunque da un'altra parte. Always following the picture that you showed before about connecting the all. Oh, it yeah, follows yeah. The same principle. Right. So you're trying to exactly. You're trying to give it. You're providing a long path. Quindi ovviamente cerchiamo di creare un percorso che sia lungo. Right, hitting or contacting a number of different elements in the landscape. Che va a toccare, entra in contatto con una serie di elementi nel paesaggio. As it moves from the source of where the water is entering the watershed. E spostandosi appunto dalla fonte dalla quale arriva l'acqua nel bacino. Till it eventually leaves. Fino al punto in cui l'acqua poi va via. But if you design well, you won't have much water leaving. Però se il nostro se siamo riusciti a fare un progetto buono, non avremo molta acqua che andrà via, che si disperderà. Ideally, you won't have any water leaving. Idealmente non ci sarà nessun dispernio d'acqua, cioè l'acqua non andrà via. You'll have a way to use every bit of water that shows up
on your site. Dobbiamo riuscire ad utilizzare ogni goccia d'acqua nel nostro sito in qualche modo. That's the goal. Questo è il nostro obiettivo. Not a drop leaves. Non deve andare via, non dobbiamo lasciare sfuggirci neanche una goccia d'acqua, non dobbiamo perdere neanche una goccia d'acqua. The goal. Nothing, questo è l'obiettivo finale. Create a living sponge. Creare una spugna vivente, l'altro obiettivo. Ok, so right, you maximize planting of climate appropriate vegetation. Quindi massimizzare la piantagione di una vegetazione appropriata al clima. Right, and spread organic mulch over the surface of the soil. E distribuire il pacciame organico sulla superficie del suolo. Right, this is done to create a living sponge. Questo è fatto per creare appunto una spugna vivente. Right, that uses the water that's being harvested. Che utilizza l'acqua raccolta. And then that water is immediately put into use to grow things. E appunto quest'acqua raccolta viene subito utilizzata per far crescere altre cose, altri elementi. Right, so here we have the last bit, as roots expand. Quindi con l'espandersi delle radici. And soil life increases. E con l'aumento della vita nel suolo. The soil's ability to infiltrate and hold water, to sink water and to hold it. Quindi l'abilità del suolo di drenaggio dell'acqua e di conservazione dell'acqua steadily improves. Aumenta costantemente. Right, so really the ideal place to be able to store water is actually in soil. Quindi il posto ideale, infatti, per conservare, raccogliere l'acqua idealmente sarebbe il suolo stesso. Because you can immediately use it to grow something. Perché può essere utilizzato subito per far crescere altre risorse. And then those things that grow will help to improve the land. E questi altri elementi che cresceranno aiuteranno a migliorare la terra. And then in turn it'll continue to improve your ability to hold on to water. E allo stesso tempo continueranno a migliorare la capacità di raccogliere l'acqua. And now, as we were saying before, it's at that point, that's when you no longer have problems with drought. Ed è a quel punto non avrete più problemi di siccità. That's when you no longer have problems with flood. Di alluvioni. That's when you no longer have problems with the possibility of maybe having a famine. Oppure la possibilità di avere una carestia. Right. The problem with salinity in soil. Il problema della salinità del suolo. All of these things. Fire. Il problema del fuoco, degli incendi. Right. All of those things, all of those problems are a function of whether or not you're able to hold water in landscape. Quindi tutti questi problemi sono dipendenti dalla capacità del suolo di mantenere, di conservare l'acqua. Right. This is key. Questo è un punto chiave. Seven. Settimo punto. Right. Do more than just harvest water. Yeah. Fate di più. Fate più di soltanto raccogliere il raccolto. Sorry, nella mia traduzione. Dovete right. fare di più. Non dovete soltanto raccogliere l'acqua. Right. Do more than just, you know, collect water. There are other things that can be done than just holding cioè, on to water. Cioè si possono fare tante altre cose, non soltanto raccogliere l'acqua. Right. So for example, the example they have here, a cistern, which is what this is here, a tank. Qui, per esempio, in questo sistema hanno una cisterna. And earthworks, like things that harvest water, like this. Ci sono dei lavori di sterro fatti appunto per raccogliere l'acqua. Right, they provide high quality irrigation water, for example. Che forniscono un'irrigazione di acqua di alta qualità. They also help to manage storm water. If you have lots of water that appears on site, it helps you to be able to store that water. Aiutano a conservare, a raccogliere molta più acqua.
The water that's collected there can then be used to grow vegetation. L'acqua che viene raccolta lì può essere utilizzata per far crescere la vegetazione. That vegetation can then be used to provide shade. Quella vegetazione può essere utilizzata per offrire appunto l'ombra. The tank, the cistern itself also can be used to provide shade, for example. E anche la stessa cisterna può avere la stessa funzione. And then we have all of the benefits that come from growing vegetation on a site. So you have food. E poi ci sono tutti i vantaggi di far crescere una vegetazione del tipo in questo sistema, come per esempio abbiamo il cibo, gli alimenti, food, habitat for wildlife. Abbiamo la fauna selvatica. Again, you have a reliable source of water. Abbiamo una fonte idrica a disposizione. The vegetation also creates a localized microclimate. Abbiamo anche, grazie a questa vegetazione, ricreato un microclima. It helps to improve the quality of the air. Agevola anche, aiuta al miglioramento dell'aria. Right. It looks nice. Ha un bell'aspetto. Right. So there are all of these benefits that come from being able to make use of the water that's being collected. That water in turn. Queste sono tutte le funzioni di aver tutti i risultati di aver raccolto. Scusate, sono stanca. Questi sono tutti i vantaggi di aver raccolto l'acqua con un sistema del genere. Yeah, that water in turn creates other opportunities. Questa cosa crea, genera anche nuove opportunità. Sorry. Sei uscita di moto? No, magari. Avrei avuto una motivazione. And the last step is continually reassess your system. Un altro punto è rivalutare continuamente il vostro sistema. Right. Accept feedback. Quindi accettare dei feedback. Right, there's probably always going to be something that you're able to improve in the system. Probabilmente ci sarà sempre qualcosa che potrà essere migliorata nel vostro sistema. Because these things are, they're dynamic. Perché sono delle cose dinamiche, degli elementi dinamici. Right, they're always changing. There's something's always changing all the time. C'è qualcosa è in continuo cambiamento sempre. Right, so don't be afraid to. You know, don't be afraid of entertaining the possibility of having to make adjustments. Quindi ci saranno sempre, non toglietevi mai, diciamo, quel divertimento di fare delle modifiche, apportare delle modifiche al vostro sistema. Be flexible. Siate flessibili. Right. Don't be afraid of change. Non abbiate paura del cambiamento. Right, so again, some of the questions that you want to keep in mind. How is the land responding to your work? Quindi dovete sempre tenere a mente alcune domande. Come sta rispondendo la terra al vostro lavoro? How are your strategies performing? Come stanno funzionando le vostre strategie? What still needs to be addressed? Che cosa ancora deve essere, diciamo, affrontato? Like we don't. We're not perfect observers. Noi non siamo degli osservatori perfetti. There's always something that we miss. C'è sempre qualcosa che ci sfugge. But I think as time goes on, what happens is you become more aware of the nuances. Però quello che succede è che col passare del tempo ci rendiamo conto sempre di più di quelle sfumature. You become more aware of the small things. Delle cose piccole. And it's those small, subtle things that are actually the most important. E sono proprio queste le cose più piccole ad essere le più importanti. Right. So, always be, you know, be open to the possibility of, you know, making changes, making improvements. Siate sempre aperti alla possibilità di apportare dei cambiamenti. Okay. So these are the 8 basic rules. That I typically go over. These are actually from Brad Lancaster's book. Questi sono gli 8 principi base e sono presi dal libro di Bill Lancaster.
dal manuale di Lancaster. But what you should notice is these are basically the same principles that are covered, you know, at the beginning when we're talking about the permaculture principles. Sono gli stessi principi che abbiamo visto all'inizio quando parlavamo dei principi della permacultura. These are based on the same ideas. Si basano sulle stesse idee di quei principi. Okay. These will take you a very very long way. Questi vi porteranno molto lontano, vi faranno fare molta strada. All right, we'll continue after lunch. Continuiamo dopo pranzo. Grazie. Grazie a te. Three.